Salve, siamo con il sindaco Fabio Accardi e parliamo oggi dei tanti problemi. I problemi non ci lasciano mai qui a Barrafranca, sono tanti. Iniziamo da quello dei rifiuti. Qual è il problema dei rifiuti? Sappiamo che sotto serra ci sono cumuli di rifiuti e di nuovo emergenza. Sì, e allora, intanto buona giornata e grazie per essere qui per dare così la possibilità sia all'amministrazione ma anche ai cittadini di conoscere quello che si sta facendo per le varie problematiche che vive oggi la nostra città. Per quanto riguarda i rifiuti, noi abbiamo proceduto, sì è vero, ci troviamo in una situazione di nuova emergenza. Abbiamo proceduto proprio perché incontrata sotto serra, zona San Salvatore, la situazione è veramente drammatica con un'ordinanza e affidato a due ditte la raccolta degli ingombranti e la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Incontrata San Salvatore è un po' più problematica perché da un sopralluogo fatto con le ditte che dovranno espletare l'operazione abbiamo visto che ci sono pure materiali da risulta da costruzione e probabilmente c'è pure amianto e quindi bisognerà individuare un'altra ditta che fa raccolta di rifiuti speciali. Per il resto domani mattina già dovremmo procedere con l'inizio dei lavori qui in zona sotto serra. Un po' il ritardo è stato dovuto al fatto che c'era bisogno di una serie di autorizzazioni, la discarica alla quale noi oggi conferiamo è la discarica di Lentine, non più la Oikos di Motta e quindi abbiamo ripreso dovuto intrattenere dei contatti per cominciare a effettuare questa operazione, ma il caposettore di competenze mi dice che domani mattina già siamo nelle condizioni di iniziare questo lavoro che durerà penso qualche settimana e quindi raccoglieremo. Per quanto riguarda invece la situazione generale del cantiere di Barrafranca è sempre una condizione problematica. Io ho dato una direttiva al quinto settore che si occupa di rifiuti, di valutare l'eventualità di dare ad una ditta esterna la raccolta dei rifiuti, vista l'inefficacia della società ATO-ENEUNO a garantire un servizio, dico sufficiente, non dico ottimale, sufficiente. Siamo in questa situazione, ho chiesto al caposettore una relazione e a seguire la possibilità di richiedere dei preventivi per poter agire in via sostitutiva. Le difficoltà del nostro comune poi permangono per una questione di carattere puramente finanziario, noi non dobbiamo dimenticarlo che il comune, al di là della situazione di dissesto, ha una situazione di liquidità sofferente. Noi ad oggi le casse comunali sono a 0 euro, non abbiamo, la nostra tesoreria ha chiuso diciamo, i ponti per quanto riguarda i pagamenti. Perché non abbiamo liquidità. Abbiamo chiesto un'anticipazione di cassa di 5 dodicesimi, così come prevede la legge, e siccome la nuova contabilità è cambiata, quindi gli enti locali hanno una contabilità armonizzata, quindi il nuovo modo di concepire la contabilità e la finanza dell'ente pubblico, richiedono anche per quanto riguarda la tesoreria una serie di documentazioni più esaustiva possibile per poterci concedere questa anticipazione, che non è altro che un mutuo. Cioè noi, allo stato attuale, abbiamo un debito verso la nostra banca di 1.700.000 euro. Abbiamo fatto una richiesta di mutuo per il 2017, la banca cosa ha fatto? Ha voluto una serie di documentazioni per dire se il comune è nelle condizioni poi di restituire questo credito, insomma. E ad oggi pare che la cosa si sia sbloccata e quindi a breve avremo una notizia favorevole, nel senso che ci riconosceranno l'anticipazione di cassa e quindi potremmo pagare qualche fattura perché non paghiamo lato abbiamo un debito verso lato per il 2016 di 300.000 euro, mi pare circa. E quindi anche questo crea una sofferenza. I dipendenti di cantiere non percepiscono lo stipendio e quindi lavorano in condizioni sicuramente di estrema sofferenza anche psicologica, dobbiamo dirlo, perché non prendendo lo stipendio da 4 mesi, sicuramente questo non aiuta nessuno.
Ecco, questa è la situazione per quanto riguarda i rifiuti. Per quanto riguarda i lavoratori del cantiere, c'è il problema anche del carburante. Alcuni mezzi, il problema del carburante, abbiamo dovuto fare un'ordinanza anche per questo, perché la società Enna, la gestione commissariale, lo stato attuale è una società fallita, e quindi non avendo credibilità più verso i vari creditori, di fatto per ogni piccola cosa si blocca, perché c'è la ditta che fornisce il carburante, non vuole più fornire il carburante perché vanda un credito spropositato, la ditta che sistema i mezzi non vuole più riparare neanche una gomma, diciamo, bucata, perché vanda dei crediti esagerati. Quindi la situazione è sicuramente molto delicata. Cerchiamo di trovare le soluzioni per poter evitare che si fermi quel minimo di servizio insufficiente sicuramente che la società eroga, e stiamo cercando soluzioni alternative. Dobbiamo cercare di, a un certo punto, trovare una soluzione alternativa, che poi, diciamo, nel lungo periodo abbiamo già trovato, che è il piano di intervento, che è stato già affidato al il piano di intervento già si trova alla regione con tutta la documentazione che serviva, dico, da corredo. Ultima è quella, l'attestato di coerenza che la SRR ha dato a Barra Franca come Piede Persia, e che queste sono state tutte inviate alla regione, e quindi da qui a qualche mese, 6-7 mesi, possibilmente noi, il nostro piano di intervento avremo già completato l'iter per la gara d'appalto, e potremmo essere fuori dal lato, e il nostro servizio verrà affidato ad una ditta esterna. Su quello si sta lavorando, e l'iter è in corso, però è un iter che ha bisogno di tempi un poco più lunghi, io penso più di 6 mesi. Quindi. Parliamo di raccolta differenziata. Alla regione i dati regionali sono negativi. Come mai a Barra Franca non può partire? È un problema soltanto burocratico? Allora, per quanto riguarda la differenziata, è un problema di sistema che non regge, perché leggevo proprio oggi, per quanto riguarda la differenziata, funziona quando il sistema di raccolta è più perfetto possibile. I vari disguidi che noi viviamo quotidianamente non consentono di poter partire con una differenziata efficiente, ma direi anche di partire proprio con la differenziata. Su questo, anche questo, io ho parlando con gli uffici, e cercheremo di a breve di mettere a punto un sistema almeno per partire con la raccolta differenziata degli ingombranti e di alcune categorie merceologiche, che è facile far partire mettendo gli scarrabbi da qualche parte. Vediamo un po', stiamo operando per cercare di vedere, anche nelle more di quello che avverrà da qui a qualche mese, di organizzarlo un sistema di raccolta differenziata con un CCR provvisorio. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Anche lì le difficoltà vengono dalla sofferenza di liquidità, perché per poter predisporre un CCR provvisorio c'è bisogno di un minimo di liquidità, un minimo di spesa, e spesso il comune si è trovato in questi mesi nell'incapacità finanziaria di poterle attuare. Vediamo un po' con il 2017 se possiamo anche lì dare una nuova svolta. Problema di Viale Generale Cannata, problema viario stradale, sì, perché è stato interrotto un tratto, sì, vicino alla caserma dei Carabinieri. C'è qualcuno anche che ha fatto un'interrogazione, consigliere Cumia, per asfaltare sì, le vie secondarie che vengono impegnate dai vari automobilisti. Si può fare o c'è sempre un problema di carattere finanziario? E allora, per quanto riguarda il Viale Generale Cannata, è un lavoro, non è altro che il completamento di un lavoro che era iniziato qualche anno fa, non è un lavoro ex novo. Praticamente quel lavoro si fermò perché c'era una variante di progetto, quindi quella variante poi è stata approvata a livello regionale, anche perché quello è un lavoro del commissario regionale, non è un lavoro, diciamo, comunale. E quindi una volta che tutte
quelle azioni ostative che non consentivano la prosecuzione del lavoro vengono meno, il comune è costretto a consegnare il lavoro alla ditta per riprendere l'ultimo tratto di Viale Generale Cannale. Questo doveva avvenire nel mese di dicembre, poi a seguito anche delle sollecitazioni dei commercianti che insistono in quella via, francamente anche noi come amministrazione non ci siamo sentiti di far iniziare i lavori in quel periodo, perché era il periodo sotto Natale, quindi dove i commercianti in effetti realizzano un po' di soldi che spesso coprono le spese di tutto l'anno, quindi è un periodo importante per il commercio. E quindi abbiamo detto in concerto con il settore, in concerto pure con la ditta e con il direttore dei lavori, di posticipare questo inizio a gennaio, e questo lo abbiamo fatto il 3 gennaio. Dopodiché noi non abbiamo più non possiamo più fare altro, nel senso che una volta che consegniamo i lavori, la ditta è obbligata a eseguire questi lavori nei termini consentiti dalla legge. Il lavoro va consegnato, mi pare, entro aprile. Quindi in questi termini noi non possiamo più intervenire dicendo niente, perché la ditta ha nelle mani il lavoro e ha degli obblighi che deve rispettare, e noi possiamo solo assicurarci che questi obblighi vengano rispettati, e sono gli obblighi di completare il lavoro entro aprile. Non di meno sollecitiamo sempre la ditta per iniziare i lavori sono iniziati nel momento in cui hanno fatto gli scavi e hanno messo la transennatura, cioè di accelerare i lavori affinché si completino nel più breve tempo possibile, perché capiamo che gli esercizi commerciali vivono una realtà di sofferenza in un periodo in cui c'è una crisi generalizzata, quindi lo sentiamo questo peso anche dal punto di vista amministrativo, però dobbiamo fare le cose che possiamo fare. Noi abbiamo avuto un incontro, ha avuto l'assessore Faraggi assieme al caposettore e al direttore dei lavori per quanto riguarda quello che è successo, perché hanno fatto uno scavo e hanno trovato, laddove deve essere realizzata l'opera del canalone, un sottoservizio importante con una conduttura idrica importante che va spostata, quindi c'è una anche lì bisogna fare una variante. Quindi si è fatto un verbale dove si individua che c'è questa variante da fare, si è fatto anche un altro verbale che i lavori possono continuare anche nell'attesa che venga approvata questa variante a livello della regione. Diciamo che noi tutti gli atti amministrativi per venire incontro ai cittadini e ai commercianti li facciamo, però dico, dall'altro dobbiamo comprendere che la ditta e il direttore dei lavori sta operando nei termini e nella legalità, perché hanno iniziato i lavori il 3 e loro hanno un obbligo di completarli entro aprile, e quindi ad oggi sono sia la ditta che il direttore dei lavori in regola, perché ancora sono nei termini e penso che rimarranno nei termini, quindi ce la faranno ugualmente. Si tratterà semplicemente di farsi approvare questa piccola variante. Per quanto riguarda la viabilità, c'è stato uno studio fatto assieme, quindi per garantire anche una serie di percorrenze e garantire anche il fatto che lì c'è una caserma dei carabinieri, e quindi devono riuscire le forze dell'ordine ad uscire in maniera immediata se c'è bisogno di un intervento. Quindi la viabilità non viene fuori da uno studio, dopodiché tutto è perfettibile, cioè si può perfezionare. Mentre per quanto riguarda le strade secondarie, lì in effetti ci sono, abbiamo visto alcune strade che sono diventate oggi le arterie importanti, perché devono il traffico di Viale Generale Cannale, bisogna lì asfaltarle. Vediamo un poco, appena avremo contezza di quando sarà questa anticipazione di cassa, dovremmo fare sicuramente un cronoprogramma delle azioni da fare con urgenze. Una delle cose più urgenti sicuramente sono curare un po' la viabilità, perché ci sono troppe buche, troppo tratti stradali ormai rovinati, e anche lì una volta che queste vie, che erano una volta secondarie, oggi diventano strade dove percorse da migliaia di automobilisti, dovremmo sicuramente intervenire per migliorarle. Anche se una perplessità mi sorge, ci sono delle strade fatte forse qualche anno fa e sono totalmente rovinate, quindi evidentemente
Non so come sono state fatte queste strade, ecco, la mia perplessità è questa, ma come sono state fatte queste strade? Strade percorse da pochi cittadini, perché non sono strade principali, eppure in poco tempo sono diventate un colabrodo. Il 31 di gennaio scade la convenzione con il CSR, è un servizio che viene dato ai disabili e il Comune partecipa con un finanziamento. C'è la possibilità del rinnovo? Allora, per quanto riguarda il CSR, ci tengo a precisare che questo servizio è un servizio considerato socio-assistenziale, non socio-sanitario. Una parolina sicuramente ai telespettatori potrà sembrare di poco senso, ma ha un grandissimo senso per quanto riguarda invece il bilancio comunale. Perché? Perché ci tengo a precisarlo, tra le spese incomprimibili, queste spese non ci sono, cioè il CSR, la spesa che riguarda l'assistenza sociosanitaria, questa progettualità, teoricamente, non lo dico io, chi fa le leggi al Ministero, un comune in dissesto, vengono azzerate queste spese o devono essere compresse, cioè noi non possiamo spendere di più o tanto quanto spendevamo prima, quindi dobbiamo dimostrare al Ministero degli Interni che stiamo riducendo le spese e quei servizi che non vengono considerati, ahimè, mi dispiace dirlo, non vengono considerati servizi essenziali. Questo per lo Stato non è un servizio essenziale, quindi noi dovremmo eliminarlo, ma noi non lo dobbiamo fare perché ci teniamo in modo particolare alle mille situazioni che ci sono lì dietro, tanti ragazzi che veramente soffrono il disagio della disabilità e alle famiglie che vivono veramente questa condizione spesso nell'esasperazione. Quindi noi stiamo cercando di, agendo sempre in dodicesimi, cercando di ridurre i costi, di poterlo garantire di mese dopo mese. Intanto prendiamolo così. Anche se abbiamo ridotto un poco, perché ce lo obbliga la legge, non è qui l'amministrazione che vuole ridurre, è la legge che ci impone di ridurre di una certa percentuale. Noi riduciamo, ma cerchiamo di garantire ai casi più difficili, ai casi dove veramente ci sono condizioni di pesantezza sociale, di garantire questo servizio. Problema acqua. Noi siamo debitori a Sicilia Acqua di una somma ingente, sì. E c'è un'interrogazione a tal proposito riguardante al fatto che il comune non usi le sorgenti o i pozzi comunali. Qual è la situazione di queste sorgenti o pozzi comunali e come si può ovviare a questo problema? Allora, la situazione acqua è, come tutte le situazioni barresi, problematico. Io devo dire che non apro cassetto in questo comune, come dire, che non trovo un problema. Per quanto riguarda l'acqua, è vero che qualche anno fa un sindaco non volle cedere gli impianti al lato idrico e quindi la gestione acqua Enna, perché l'acqua è pubblica, ma rimaneva al suo pubblica, e gli impianti dovevano rimanere di gestione comunale. Ma dall'altro lato però la cosa che bisognava fare era trovare una soluzione alternativa, cioè ad una soluzione sicuramente condivisibile di non consegnare gli impianti non c'è stata dall'altra parte nessun'altra azione che potesse portare a un servizio efficiente. Noi ci troviamo oggi con una rete idrica pessima. Potremmo dire che fa acqua da tutte le parti. Problemi per quanto riguarda anche le vasche che raccolgono l'acqua, che andrebbero manutentate in maniera veramente non indifferente. Il problema dell'erogazione, il personale che oggi eroga l'acqua deve andare fra poco in pensione. Quindi c'è tutto, cioè, ci troviamo con un problema che sicuramente da qui a breve dobbiamo affrontare. L'altro problema sono i pozzi, perché noi in parte acquistiamo acqua da Sicilia Acqua, in parte abbiamo acqua dai pozzi nostri. A parte ci tengo a precisare che compriamo acqua non dall'altro ieri, compriamo acqua da più di 20 anni, quindi non è Fabio Accardi che fa comprare acqua a Sicilia Acqua, ma
Mi pare che Tano Giunta è stato il primo con l'EAS a comprare l'acqua, ma non perché per un piacere, ma perché ce n'era una necessità. Quindi noi abbiamo comprato quest'acqua perché era necessario comprarla. Ecco, perché i pozzi che noi abbiamo non garantiscono la copertura totale. In più, un'altra cosa devo dire, secondo me grave, che non si pagano fatture dal 2013, 2014, 2015, le fatture di acqua non pagate. E oggi ci troviamo di fronte a gestire anche un debito consistente. Io sono stato a Palermo l'altro giorno, proprio con Sicilia Acqua, a parlare con Sicilia Acqua, perché dobbiamo rientrare, sono quasi 2 milioni di euro che dobbiamo restituire. E non ci danno tempi lunghissimi, ci danno tempi molto stretti. Allorché abbiamo deciso assieme di fissare un incontro qui a Barra Franca, ci incontreremo il comune da una parte, Sicilia Acqua dall'altra, per stabilire un piano di rientro di questo debito, oltre a regolarizzare la questione del contratto con Sicilia Acqua che non era regolarizzato. Quindi è un problema importante che va affrontato e va trovato non tanto la soluzione del breve periodo, dobbiamo trovare una soluzione per quanto riguarda la gestione idrica Barra Franca nel complesso, perché è un servizio necessario, ma è un servizio che va gestito in maniera, nella sua complessità, in maniera corretta, quindi a partire dall'ammonte, dall'acquisto, dalle sorgenti che noi abbiamo, alla distribuzione, alla rete idrica. Altra cosa che mi poneva la domanda dei pozzi che abbiamo noi di fatto è vero che abbiamo delle sorgenti, molte non vale più la pena neanche utilizzarle. Io poi rispondo sulla base di quello che mi riferiscono i tecnici, perché non dobbiamo diventare tuttologi. Un amministratore si serve degli uffici, si serve dei tecnici che hanno le competenze, hanno le loro conoscenze, e a me riferiscono che su alcuni pozzi sono antieconomici aprirle. Significa che ci costerebbero più di acquistare l'acqua la Sicilia Acqua. Per quanto riguarda invece i pozzi di Cametrici, perché poi l'interrogazione risponderò pure per me, dei pozzi di Cametrici, il problema è di fare un'ordinanza, perché cosa è successo su Cametrici? Facciamo un po' la cronistoria. Alcuni valori alti all'esame chimico dell'acqua presa alla sorgente rilevavano un inquinamento e quindi ascrivibile a prodotti che potevano derivare dai prodotti che si utilizzano oggi in agricoltura. E siccome la legge prevede che nel raggio di 150-200 metri dai pozzi le coltivazioni devono rispettare dei parametri, e lì non lo sappiamo se hanno rispettato questi parametri, perché ci sono delle coltivazioni estensive. Allorché quando il capotrattore dice dobbiamo fare un'ordinanza per impedire agli agricoltori nel raggio di 200 metri di coltivare in maniera estensiva o di coltivare senza rispettare determinati parametri, che sono parametri imposti per le zone di rispetto dove ci sono pozzi che raccolgono acqua per uso umano. Io ho competenza ordinatoria nel mio territorio, cioè Barra Franca. Questi pozzi ricadono in un territorio che non è mio, è Piazza Armerina. Io non posso ordinare in un territorio dove non ho giurisdizione, perché l'agricoltore mi dice, ma lei chi è? Il sindaco di Barra Franca, no, qui è territorio di Piazza Armerina. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto una nota al sindaco di Piazza Armerina facendo presente, guarda sindaco di Piazza Armerina, tu nel tuo territorio ci sono due pozzi che sono del comune di Barra Franca, quindi provvedi tu ad ordinare ai tuoi cittadini di rispettare questa zona, che è una zona di rispetto. E allora che poi sono seguite delle interlocuzioni anche telefoniche, e stiamo lavorando in questa direzione, anche contattando gli agricoltori, vedremo qui a breve di contattarli, per fissare un incontro dove descriveremo cosa vuol dire una zona di rispetto e come loro devono comportarsi in questa zona, quali sono i vincoli che hanno. Naturalmente sono situazioni molto complesse, perché un raggio di 200 metri è un raggio dove insistono diverse aziende, quindi bisogna intervenire in maniera diciamo più
con i piedi di piombo, naturalmente nel breve tempo possibile, ma lo dobbiamo fare in concerto con il comune di Piazza Armerina, perché è la giurisdizione è di Piazza Armerina. Un altro problema è la criticità nelle scuole, che penso sia stato superato. Sì. C'è stato un problema nel Gino Leonardo Sciascia con la chiusura del primo piano. A sì. questo punto l'allarme, il problema è rientrato e i doppi turni sono stati soppressi. C'è qualche altro problema? Allora, anche lì so che c'è un'interrogazione, ho visto che c'è stato pure una delle video interviste con i consiglieri del Movimento 5 Stelle. La situazione delle scuole, voglio dire, come la situazione di tutti gli edifici pubblici che dipendono dal comune, è deficitaria. Diciamocelo, perché è inutile qui che nascondere nulla, è deficitaria tutto. Se noi facciamo, io a parte non... tranne quella provocatoria, come dire, visione di me che salgo col cestello per vedere il tetto, vado nelle scuole ogni giorno anche perché sono un papà di bambini che vanno a scuola, quindi colgo l'occasione di accompagnare i miei figli e fermarmi a vedere un pochettino la situazione. Devo dire, giro spesso, mi piace avere contatto proprio con le scuole, che secondo me vanno messe nelle manutenzioni, vanno messe al primo posto. Le nostre scuole si portano avanti problemi da anni. Io per esempio ho visto la scivola che c'è alla Verga, che è chiusa quella scivola, ed è chiusa, ricordo io insegnai lì 7 anni fa, ed era chiusa 7 anni fa. Quindi non è un problema nuovo. È il passaggio per... Sì, la scivola per i disabili, quindi lì è chiusa da 7 anni, ma lo ricordo io, ma forse anche da prima. La situazione per quanto riguarda tutte le scuole barresi è deficitaria e necessitano di manutenzione, perché è da anni che non si fa manutenzione. Voglio dire, io non voglio né gettare responsabilità né politiche, ma neanche voglio dare responsabilità, voglio dire, ai settori, perché non è così. Io ho fatto diverse direttive per cercare di indirizzare il lavoro prioritario nella manutenzione delle scuole. Ritorniamo sempre noi ad un punto, uno dei problemi del nostro comune, con quella carenza di liquidità che abbiamo, i problemi finanziari che abbiamo, ci costringono anche o ci portano a non avere la possibilità di effettuare in maniera tempestiva le riparazioni. E spesso deriva da questo, cioè noi ci attiviamo, però il fatto che una ditta, se ci serve un pezzo di tubo, ci dice io il tubo a Barra Franca non glielo do perché avanzo 20.000 euro, porta a questo stato di cose. Stiamo cercando di risolverlo, perché dobbiamo onorare pure i nostri debiti. E questa cosa mi fa un poco, il fatto che il comune da anni non paga non va bene, quindi dobbiamo cercare di rimetterci e fare piano di rientro su tutto, quindi cercare, non dico di non avere debiti, ma di cercare man mano di saldare i debiti pregressi, perché dico, non è corretto lasciare alcune imprese come fu, ricordi quando ci fu la Copros o la Lisea, quindi società che rischiano il fallimento perché avanzano un credito nei confronti di un ente locale. L'ente locale non si può fare sordo, quindi deve cercare di trovare queste soluzioni. Per quanto riguarda le scuole, comunque abbiamo riparato il tetto del Leonardo Sciascia, che era da anni che necessitava di questo intervento, e finalmente lo abbiamo fatto. Manca un pezzo di grondaia nell'altro angolo, che dobbiamo fare urgentemente. Infatti ho preteso io che rimanesse quell'aula chiusa fino a quando non si fa quell'intervento, perché spesso c'è bisogno di intervenire anche in maniera brusca per poter trovare poi il risultato, perché lì i bambini con questo corridoio era transennato da tre anni almeno, mi dicevano, e non è possibile, forse la chiusura ha portato all'intervento tempestivo. Per quanto riguarda la Verga, necessità la palestra, abbiamo la copertura e sollecito continuamente il settore a cercare di fare, diciamo, di fare l'intervento, ma viviamo quelle difficoltà sempre della nostra maledetta liquidità scadente, quindi, ma l'abbiamo messo subito in cantiere, quello deve essere fatto subito, anche perché poi se non si fa la manutenzione i danni aumentano. Infatti il tappetino
della palestra si sta rovinando. La Leonardo Cesta, abbiamo detto, c'era il Gino Novelli dove c'è pure la grondaia, mi pare che oggi dovevano andare a ripulirla perché c'era dell'infiltrazione di acqua. Diciamo, i termosifoni sono stati un altro problema che ha creato delle emergenze dopo le vacanze natalizie, e lì la riparazione è stata fatta anche grazie a due operai che hanno risolto il problema della San Giovanni Bosco e dell'Europa. Le cose vanno manutenzionate, se non si vanno le manutenzioni si perdono, quindi noi l'obiettivo prioritario che mettiamo nelle manutenzioni sono quelle delle scuole, anche perché ci facciamo crescere i nostri figli. Speriamo di trovare pure diciamo, fonti per poter fare di più, perché c'è bisogno un poco di qualche spesa un poco più consistente per poterle riprendere. Un'ultima domanda è quella dei lavoratori dei cantieri di servizio. Da poco sono stati avviati i cantieri di servizio, ma le problematiche rimangono. Allora, per quanto riguarda i cantieri di servizio, ci tengo a precisare che forse è il primo anno che iniziano prima di febbraio, perché ogni anno loro hanno lamentato, che i lavoratori lamentavano che si iniziava il primo febbraio. Quest'anno, dietro le sollecitazioni, devo dire, dell'amministrazione, abbiamo voluto assumerci anche la responsabilità, perché alla fine da parte della Regione è arrivata una semplice letterina, non è la letterina che ha fatto iniziare i cantieri di servizio, è il volere dell'amministrazione di farlo iniziare il più tempo possibile, e quindi già da una settimana hanno ripreso il lavoro. La problematica dei cantieri di servizio, l'altro giorno emersa, era quello del pagamento del mese di dicembre, ma come ho detto loro, eravamo in attesa di anticipazione di cassa. Appena noi abbiamo la nostra tesoreria ci apre di nuovo i rubinetti, li aprirà per tutti, e quindi saremo nelle condizioni di pagare anche le loro mensilità. Quindi è un poco di pazienza, capisco, sono delle situazioni quelle più delicate, perché all'interno dei cantieri di servizio ci sono le fasce deboli della nostra comunità, ma devo dire ci sono tante altre fasce ancora più debole rispetto a loro, sono quelli che hanno le condizioni economiche come i cantieri di servizio, ma non sono rientrati nei cantieri di servizio, e quindi c'è veramente una fascia, la fascia di povertà barra franca che sta aumentando, e questo, voglio dire, mi preoccupa. E l'altro giorno ho avuto contatti anche con esponenti regionali, perché è un tema che va trattato, la povertà è un tema che va trattato sia dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, sindacale, perché è delicatissimo. Io qui vengo tante persone a bussare alla porta perché non riescono a pagare le bollette, perché non riescono, ci sono famiglie che sono anche senza luce, e quindi non possiamo, non dico come ente locale, ma abbiamo il dovere morale, sia la politica, sia gli amministratori, di trovare soluzioni. Non possiamo affidare il problema povertà solo ed esclusivamente al volontariato, alle Caritas, a chi si spende in maniera gratuita. Ci vogliono interventi anche strutturati che vengono definiti dalla politica regionale e anche dai territori. Però un territorio, un sindaco deve avere gli strumenti per farlo. Io l'altro giorno lo dissi quando venne l'onorevole Pogliese, così, ma lo dico ogni qualvolta c'è un esponente politico regionale e nazionale, i sindaci siamo lasciati soli, e siamo esposti non solo per le problematiche che viviamo, che dobbiamo affrontare, ma quelle le affrontiamo, ma il disagio sociale che aumenta, e siamo il parafulmine del disagio sociale dei nostri territori, e non si possono lasciare sole delle figure, veramente diventiamo, l'altro giorno pure in prefettura questo è emerso, non possiamo essere lasciati soli così come al vento di tutti i mali dei territori, perché non siamo noi responsabili di tutti i mali del territorio, noi siamo semplicemente quelli che percepiamo questi malesseri e li portiamo come istanze negli organi di governo più in alto, ma gli organi di governo più in alto devono avere le orecchie larghe ed ascoltare i territori. Domenica il derby di prima categoria Barrese Enna. Vuole lanciare un messaggio a questa sfida? Allora, è una bellissima sfida.
Non me ne voglia il mio amico Fabio Montesano, ma che vinca il migliore, sicuramente la Barrese. Fabio, accontentati, sarai okay, un derby. Noi siamo, questa volta Noi giochiamo a siamo, casa sì, o fuori casa? giochiamo Giochiamo a a casa, casa. quindi tocca vincere a noi. Ma comunque, sì, la battuta, che vinca il migliore, in bocca al lupo tra due le squadre. Si è creata una bella sinergia tra Due la società. società, le due società. L'Enna, ricordiamolo, viene a giocare a Barra Franca ormai da qualche mese. Mi fa piacere che ci siano questi momenti in cui lo sport unisce. Abbiamo fatto pure quella bellissima manifestazione assieme a Barrese ed Enna. Lo sport, come la politica, come tutto, deve unire anziché dividere. In bocca al lupo alle due squadre. Forza Barrese! Grazie, Sindaco. Grazie e grazie ai telespettatori, grazie. Aspetta, aspetta, aspetta.